Il 6 gennaio, solennità dell'Epifania del Signore, Papa Francesco ha celebrato la Santa Messa nella Basilica di San Pietro. Nella sua omelia il Santo Padre ha ricordato come il percorso dei Magi d'Oriente, che seguendo una luce ricercano la vera luce, simboleggi il destino d'ogni essere umano. Per tutti la vita è un cammino illuminato dalle luci che rischiarano la strada alla ricerca della verità e dell'amore, che noi cristiani riconosciamo in Gesù, luce del mondo. In questo nostro cammino, ha ricordato Papa Francesco, siamo aiutati a non cadere nelle insidie del male dalla santa furbizia, la scaltrezza spirituale che i magi seppero usare quando, al ritorno da Betlemme, non ritornarono da Erode, ma per un'altra strada fecero ritorno alle loro case. L'esempio dei magi, ha detto Papa Francesco, ci insegna a guardare in alto, verso la stella degli autentici desideri del cuore e a non accontentarci della mediocrità e dell'apparenza. E ha così concluso. Bisogna andare oltre. Oltre il buio, oltre il fascino delle sirene, oltre la mondanità, oltre tante modernità che oggi ci sono. Andare verso Betlemme, là dove nella semplicità di una casa di periferia, tra una mamma e un papà pieni di amore e di fede, risplende il sole sorto dall'alto, il re dell'universo. Sull'esempio dei magi, con le nostre piccole luci, cerchiamo la luce. Custodiamo la fede.